Mattini del Team Opla, poi ha firmato anche Roberto Giacomazzi, Bedogni, il giovane Ceglia, mentre per la scappa. Che dai, ragazzo? Sì, no, ma adesso si mette, è una cosa, ecco, simbolica. Magari. Occhio, secondo traguardo volante. Ritardo del primo gruppo inseguitore, forte, di una quarantina di uomini. Poi c'è un atleta isolato che sta arrivando con un ritardo di 45 secondi. Ci sembra De Jesu, il corridore della Veius davanti, assieme a lui Barabesi. Sì, è Donato De Jesu con Barabesi, poi abbiamo visto Gargano, assieme a lui il corridore della Potenzano Daniele Angelini. Via via sfilano tutti i componenti del gruppetto di testa, del gruppo di testa, sono in 34 a comandare la inizio. Che terzo traguardo volante. Suono della campana, ultimo giro per De Jesu, Donato De Jesu in prima posizione, poi è sempre Di Lorenzo molto attivo, Salvatore Puccio, poi con il dorsale 13 abbiamo visto Innocenzo Di Lorenzo, con Ettore Cassini che chiude il gruppo e Fabrizio Venezia che guida il quintetto che si sta riportando con Barabetti. 2 km alla conclusione, il Danubrio, Donato De Jesu che quest'anno aveva vinto a Carosa, eccolo qua, Donato De Jesu dopo tanti piazzamenti coglie il successo più importante della sua stagione sul traguardo del Trofeo La Monica. Via seconda piazza, volata sterrata per la seconda piazza, gruppo che arriva con 10 secondi, Salvatore Puccio, Arenolo, poi Antonio Fratelli, Mucelli e poi ci è sembrato anche Riccardo Pichetta. Questo è l'ordine di arrivo. 67-59. A 40 secondi. Dunque Puccio secondo 42. Al terzo posto in dorsale 35 Arenondo, al quarto posto, ordine di arrivo ufficioso naturalmente questo, al quarto posto Angelo Catelli, quinto posto per Davide Mucelli e sesto posto per Riccardo Pichetta. Questo è l'ordine di Donato De Jesu. Rigoberto La Monica, Guardiosio. E naturalmente invitiamo il sindaco, invitiamo l'assessore allo sport, invitiamo il presidente del Consiglio. Adesso, cari amici, abbiamo un'ulteriore premiazione. Vincitore Donato De Jesu. Ecco qua. Il terzo, Giulia Davide, Arenondo Moreno. Ci mette la scarpa.